Guardo il primo tempo, Savio, vedo come va. Oh! L'aggiornamento! Ma! L'aggiornamento! È lui o non è lui? È lui o non è lui, raga? È lui o non è lui? Prega, incrociate le dita, raga, chat, incrociate le dita. Incrociatele, incrociate anche quelle dei piedi. Incrociate anche l'uccello. Era uno. No, raga, non le... Dove? Dov'è? Siete sicuri, raga? Uno l'ho fatto. Oh, mi sembra di averlo squagliato questo. Infatti. Anch'io l'ho fatto uno. Grazie mille, fratello. Dove cazzo è il nerf, raga, effettivamente? Madonna. Dove cazzo è il frato? Ma che non so sicuro. Ma dove cazzo è sto nerf, raga? Gli ho dato un colpo lo stesso. Magari non aveva shield, però comunque un colpo gli ho dato. Esatto, Virgil, quello vuole. Pericolo neutralizzato, ha craccato un altro. No, raga, non riesco a confermarlo. Ma la torre. Ma va. L'ho fatto sulla torre, raga. Per forza. Ah, me l'ha data pure. Un colpo in più, raga. 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 Ho capito adesso il nerf. L'ho capito. No, no, raga, l'hanno nerfato. Prima alla testa. Prima alla testa gli davi due colpi. Adesso devi dargli tre colpi alla testa. L'ho capito adesso. Colpo, due shield. L'ultimo colpo ti toglieva l'usci... Oh, raga! Sono qua, raga, uno a terra. Sì, raga, no, lievemente nerfato. È sempre scusate, fortissimo. Scusate, raga, se mi sono fermato, ma... Vai a terra. Un altro. Lì in open fa, vabbè, quello lì era morto che camminava, praticamente. Qua davanti a me, orco zio, mica l'avevo visto questo. Ha vinto. Let's go. Bravi. Raga, lo so, chat, non so cosa pensare, giuro. Vediamo chi ha vinto. What's up, guys? Che vostro Decade che vi parla. Ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Credo che sia il tema del giorno, della settimana, che si sta tormentando da 3 settimane, ma il DMR, quel maledetto DMR è stato nerfato. Allora, vi dico proprio in breve. SNI. S-N-I. O NI. O come cappero volete chiamarlo voi. Perché sì, raga, allora, un ritocco cioè, gli è stato dato, effettivamente. Ma il problema è che il ritocco è talmente lieve che adesso, come poi avete visto comunque dalla clip, al posto di dare 2 colpi in testa, gliene dovete dare 3. Quindi, di cosa stiamo parlando? Soprattutto derivato dal fatto che l'arma di rinculo è praticamente uguale. Quindi, quel magari colpo che non vi entrava ogni tanto, continuando magari a spammare con un'arma che ha come capienza massima 40 colpi, diciamo che il problema in sé non è proprio stato risolto alla radice, anche perché con un'arma del genere avrebbero comunque dovuto mettergli magari i colpi dello sniper, perché effettivamente è un fucile tattico, quindi tecnicamente, se tanto mi dà tanto, avrebbero dovuto aumentare il rinculo, quindi aumentare la difficoltà a utilizzare l'arma, perché se non modifichi quel dettaglio del rinculo, l'arma comunque è facile da usare e chiunque ti può shottare da distanze veramente esorbitanti. Per quanto riguarda il Mac, invece, raga, io devo dire che l'ho notato tanto il nerf, cioè nel senso è fortissima comunque, è un'arma della Madonna, per carità di Dio. Però ieri mi ha fatto perdere alcuni gunfight che prima non perdevo mai praticamente. Cioè proprio me ne sono accorto fin da subito. Mi sta bene questo nerf, raga, mi sta benissimo, perché anche questa era veramente OP, raga. Cioè in certe situazioni penso che era l'unica arma che ti poteva salvare il culo proprio per la potenza di fuoco. Ovviamente, raga, è utilizzabilissima, cioè proprio, anzi, è forte lo stesso, però vi ripeto, il danno l'ho notato un po' la riduzione, sia dal corto sia dal medio.
Per quanto riguarda le diamanti, raga, discorso un po' particolare, nel senso che ieri sono stato squaiato lo stesso da quest'arma. Credo che non l'ho usata, raga, perché ho problemi ad usarla con lo scatto tattico, mi si inceppano quando sparano. Però rimane comunque abbastanza rotta, anzi, dal cortissimo raggio, raga, vi dilaniano lo stesso, questo ve lo posso assicurare e probabilmente penso che alcuni di voi se ne siano accorti di questa roba. Quindi anche qua, diciamo, è uno snitch. Secondo me l'arma che ha preso il nerf maggiore è il Mach 10, a mio parere. Riportiamo un po' il tutto. Dove cappero è il vero aggiornamento che stiamo tutti aspettando? Perché a me, paradossalmente, raga, ovviamente poi scrivetemi qua sotto nei commenti tutte le vostre opinioni. Ovviamente, raga, io guardo sempre tutti, sono anche contento di sapere cosa ne pensate. Il problema però che cos'è, raga? Che la vera e propria patch che stavamo aspettando non è arrivata e non so neanche quando arriverà. Questa è stata semplicemente l'ennesimo contentino per far tranquillizzare e calmare un po' gli animi nella community, perché se state un po' a pensarci bene, è proprio un aggiornamento nato di fretta, nato per dare il contentino rapido alla gente, per far calmare le acque, perché il lavoro che c'è dietro a questa patch è praticamente nullo, raga. Hanno preso le due armi, gli hanno dato quei due ritocchini lievi e le hanno ributtate, proprio per cercare di sistemare la situazione in attesa di un vero e proprio ribilanciamento delle armi. Perché, raga, adesso parliamoci chiaro: la situazione non cambierà, perché la gente col DMR la troverete nelle prossime settimane. Non è che non la troverete, saranno, anzi, saranno magari ancora tutti col DMR. Questo in realtà lo scopriremo nei prossimi giorni. Però io sono proprio di questa idea qua, perché il problema non l'hanno stirpato, anzi, cioè hanno. Proprio la cosa che mi dà fastidio è la presa in giro, perché è una mezza presa in giro questa, raga. Perché, come ben sapete, tutti comunque l'aspettavano ieri. Un esempio stupido, le armi nel gulag non sono cambiate, cioè questo per farvi capire la non costanza di chi sta adesso attualmente sviluppando il gioco. Raga, una cazzata. Ogni martedì, ogni settimana le armi cambiano nel gulag. Questa, raga, prendetela proprio come una stronzata, ma giusto per farvi capire. Ogni martedì dovrebbero cambiare le armi del gulag, no? Cioè, ieri non è stato neanche fatto quello, cioè, non avrebbero dovuto rimettere le pistole a questo giro, perché la settimana prima c'erano i fucili d'assalto, questa la settimana che è venuta adesso gli sniper, per poi ripartire col giro con le pistole. Questa è una stronzata, raga, proprio ve lo sto dicendo io, però per farvi capire quanto in realtà adesso, cause magari, voglio pensare, il periodo comunque festivo, non c'è nessuno che sta veramente dietro al gioco in modo adeguato. Questa cosa non la capisco, raga, perché adesso quello che mi viene da pensare è: dobbiamo aspettare la season 2? Dobbiamo aspettare un'altra mega patch di metà stagione che ribilanci le armi? Io non lo so neanche, raga, è quello che mi dispiace. E quello che mi dispiace, raga, che faccio fatica anche a portarvi dei settaggi di alcune armi, perché con tutte queste armi che sovrastano le stesse armi della categoria, mi viene anche difficile, perché, vi ripeto, mi viene difficile consigliarvi un'arma quando in realtà ce n'è un'altra che è completamente più sgravia rispetto alle altre. E questa è una roba che in questo periodo soprattutto mi sta facendo un po' demoralizzare, anche perché io vorrei giocare tanto con il cecchino all'interno di Warzone. Poi vi porterò dei settaggi, soprattutto con il Tundra che lo sto usando. Però mi capitano sempre le stesse situazioni dove mi becco quello da lontano col DMR che inizia a sparare e io non posso contrastarlo. Mi è capitato anche appunto ieri ho usato il Tundra un po', ne ho fatte un po' di kill con lo sniper, però c'è sempre quel problema che non riesco mai a riuscire a utilizzarlo al 100% proprio per colpa di queste armi. Quindi, ragazzacci, vi prego, fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutta questa situazione. Scrivetelo appunto qua sotto nei commenti, così vediamo un po', ci mettiamo a confronto. Voglio sapere se avete provato, se siete d'accordo o non siete d'accordo. E noi, ragazzacci, ci vediamo come sempre al prossimo video. Bella!